Invece, dal mio punto di vista, e riprendo quanto diceva Marco Travaglio, un grande assente, consentitemi, non vi arrabbiate, di questa vicenda è l'Europa. Perché se noi stiamo dando tutti per buona la tesi A di voglia. Giuseppe Conte, e io sono abbastanza d'accordo sul fatto che, atteso che ci sono nazioni che non hanno fatto neanche il blocco dei voli dalla Cina, è impensabile immaginare che noi siamo l'unica nazione coinvolta. Adesso non lo so se il virus cinese ce l'ha con gli italiani e colpisce il DNA degli italiani, ma non credo. Quindi è possibile che noi scopriremo tra qualche settimana che le altre nazioni europee erano messe almeno come noi. Io dico, scusate, ma vi pare normale che in un continente che ha la libera circolazione delle persone non ci sia un protocollo unico di fronte a un rischio epidemia o addirittura pandemia? È normale che noi applichiamo un tipo di protocollo e i nostri vicini francesi o austriaci o i tedeschi applichino un altro protocollo quando abbiamo confini aperti? È ragionevole che l'Europa invece, era ragionevole che l'Europa si mettesse a tavolino all'inizio di questa emergenza e stabilisse un unico protocollo valido per tutte le nazioni europee? Si può Ma chiedere all'Europa di esistere quando ci sono le grandi voi questioni lo. e non quando Ma c'è da scusi. disegnare il diametro delle vongole che si possono pescare nei nostri Onorevole mari? Meloni, mi scusi, mi O delle permetto. zucchine di Allora, mare? devo dire, mi No. fa piacere che lei abbia questa afflata europeista No, ma adesso. guardi, Devo io ce l'ho dire. l'afflato Sì, europeista, ma me no, lo dite l'afflata sempre quando europeista chiedo non si può un'Europa però utile, ma avere io non è che solo voglio. quando fa comodo, mi No, io scusi, non. Ma questa è una onorevole tesi vostra. Io Meloni. non ho No, mai non è una sostenuto che tesi l'Europa nostra. serve quando deve essere utile. Io ho sostenuto che l'Europa deve essere utile sulle materie che contano. E invece noi abbiamo un'Europa Come utilissima vede sulle in cose che Europa non non sono c'è necessarie. un'opinione però Scusi. comune su quali ci sono delle Io sto regole in dicendo base un'altra, alle io sono per quali un'Europa confederale, alcune come voi decisioni sapete. vengono condivise e su altre Ma c'è guardi, la è sovranità tutto perfettamente nazionale. coerente col mio racconto, differentemente da quello che voi state pensando o che volete dire. Io sono per un'Europa confederale. Sono per un'Europa che si occupi delle grandi materie, sono per un'Europa soggetto politico, sono per un'Europa che si occupi di lotta al terrorismo, di politica di difesa e anche di queste materie. Invece noi abbiamo un'Europa che sulla Libia non esiste, che sul coronavirus non esiste, che sulla lotta al terrorismo non esiste come soggetto unico e che poi sta lì e dice: senti, la zucchina a 7 centimetri. Io Beh, non no, sono d'accordo con però mi questa scusi, Europa per questo adesso non motivo, facciamo un non perché sia dibattito. anti-europeista, perché questo genere di costruzione europea, secondo me, si occupa di questioni secondarie e non si occupa di grandi questioni. Sì, E ma ora, quindi l'Europa onorevole rinuncia a Meloni, se essere un lei grande dice soggetto sulla politico. questione libica.